Intanto le paratie. Perché doveva tornare alle 3:30 per il tipo per 10? Però proviamo. La giornata per il bagno da prima di ora. Solo perché sono. Senti il rumore di piccolo. Un maggiore, al di sopra dell'altro. Arrivi sul lato dove c'è tutti gli incredibili. Guardiamo un attimo qua, Venanzi. Vediamo un attimo qua. Vedi, non è mica male come... come panorama. Maggiorefan.com. Guarda che ci abbiamo anche Macugnaga, eh? Capito? Oh. Sì, insomma. Sai che era il percorso per fare la slittone? È mica uno scherzo però, eh? Quindi, da lì. Non giri, se fai. No, non mi giro, Sergio. Ma sì, ma non c'è. Ma non mi giro, vado su, vedo il panorama, non mi giro. E che cavolo, mi devo continuare a girare che posso solo da lì. L'esperienza che dobbiamo fare anche noi, eh. Oh. E la faccio. Di cuore, devo migliorare le gioventù. Ma guarda che tutto in... è tutto... è veloce, come le montagne russe, non ci va. Quindi puoi anche frenare, eh? No, non vado a frenare, che cosa, non viene pure qua. Il discorso di andare giù, tu vai giù con io vado giù con il motorezzo e tu vai giù a pe, ci può fare, no? Sì, a tutti. Anche il discorso si può fare. Anzi, si va giù fino a quel pezzettino lì dove c'è la famiglia. Guarda che quello è il lago d'Orta, ne hai detto quello lì? Andiamo a vedere il panoramische. Allora, qui si può girare intorno, eh? Se non è bello qua, non so io, eh? Comunque usare i mezzi è bello perché sei libertà, no? Come? Qui sarà uno ski lift, no? Cos'è che può essere qua?
Anzi, lo spirito di andare giù poi tornare su, no, eh? Fino a quel pianerato lì. Via il motorone, 191 metri. Se noi possiamo, scendiamo e poi prendiamo, facciamo il giro e prendiamo l'altra parte della funivia. Allora noi possiamo andare a Lido, c'è i ristoranti, no? E dopo possiamo girare intorno e prendiamo la funivia, capito? Siamo qua almeno 10 minuti, un quarto d'ora. E siamo qui, però non vogliamo magari... Vabbè. Ah, dico, se volevi stare più in là che c'era un po'. Dicevo, non so se c'è un percorso che vai tranquillamente, però qui possiamo, non è problematico, piano piano scendiamo, eh? Capito? Come dalla base della funivia, sì, ma in discesa non è. Andiamo piano piano, pianino adagino. Arrivi? Di San Motorone. Lago d'Orta, San Giulio. Vedo che c'è un po' così, che non mi spara neve. Dante? Ti puoi anche sedere, eh? Qui ti puoi sedere. Thank you.
Lago Maggiore, vedi il Lago d'Orta. Buongiorno, quello è il Lago d'Orta per caso, no? Sì. Capito? Bene, grazie. Quella è l'isola di San Giulio, giusto? Sì. È venuto correndo da... è venuto correndo da giù. No. Ah, c'è il trucco. Ah, capito. No. Io ho due obiettivi. Se non becca uno, mi becca l'altro. E se non fosse nessuno di lui, prende la macchina e la butto contro il muro. Buona prosecuzione, arrivederci. Arrivederci anche a lei. Torniamo indietro, magari bisogna acquistare un attimo. Vediamo. Ponente, con i funghi. Marciapiede mobile. Con la lente planiforme, la spherical lens, lens make bigger deepness, also if there is a less resolution. I agree to you. Lì vedi meglio il Lago d'Orta e l'isola di San Giulio. È stato fino a lì, hai visto? È stato anche giù, un po' in giù. Miramonti. Trucchi per far meno fatica. Il suo zigzag e spinge tutto il peso in avanti, capito? È come se cadessi. Con funghi, polenta e quelle
E quelli così erano. Tinte. E quelli così sono i. Ravioli. No, ravioli, sono. Panzerotti. Sono buoni, sono sempre più suoni. Non mangio con un po' di pane? Boh, voglio avere i funghi porcini. Tanto per. No. Dopo se. Ma sono uno. No, non mi vedete? I funghi così in vizzatura. Qui c'è una parte che non abbiamo visto prima. Dopo se fossimo in Italia. Guarda, tutte così, eh? È bello però, dai! Tutti i fiori così. E guarda anche sopra, eh! Casa della neve. E cosa contempla? €10 abbiamo pagato, eh? 27, €13,50. No, ma comunque quella combinazione di fiori è mai vista così, così ben. No, così ben messi, scusa, eh. Probabilmente sono fiori che sono le on the mountain. Lago Maggiore, del Lago d'Orta. Buongiorno. Quello è il Lago d'Orta per caso, no? Sì. Capito? Bene, grazie. Quella è l'isola di San Giulio, giusto? Sì. È venuto correndo da giù. No. Ah, c'è il trucco. Ah, capito. Io ho due obiettivi. Se ne becca uno e becca l'altro. E se non fosse nessuno di lui prende la macchina e la butta contro il muro. Buona prosecuzione, arrivederci. Arrivederci anche lei. Torniamo indietro, bisogna acquistare un attimo di pulente con i funghi. Yeah.
paesello. Marciapiede mobile. Vado con la lente planiforme, la spherical lens, vado con la lens, make bigger deepness, also if there is a less resolution. I greet you. Lì vedi meglio il lago d'Orta e l'isola di San Giulio. È stato fino a lì, hai visto? È stato anche giù, un po' in giù. Miramonti. I trucchi per farmi la fatica. Il suo zigzag e spingere tutto il peso in avanti, capito? È come se cadessi. Brasato con funghi, polenta e quelle cose erano, tinta, e quelle cose sono i ravioli. No, ravioli sono panzerotti. Sono buoni, sono sempre più suona. Non mangio con un po' di pane? Boh, proprio veri funghi porcini. Tanto per no. Dopo se ma sono uno. Mm. Ah, non mi vedi? Funghi così in vizzatura. Qui c'è una parte che non abbiamo visto prima. Dopo se fossimo in Italia. Guarda, guarda, tutte così, eh? È bello però, dai! Tutti i fiori così. E guarda anche sopra, eh? Casa della neve. E cosa contempla, eh? €13 abbiamo pagato, eh? 27, €13,50. No, ma comunque quella combinazione di fiori non mai visto così, così ben. No, così ben messi, scusa, eh. Probabilmente sono fiori che sono le on the mountain. Ti ricordi, però prima che avessimo quei contrattempi economici, ti ricordi che la nostra Porsche, quella metallizzata, rossa, eh? €16 hai detto, no? €16? Tieni là come c'è scritto. Questo qui è la chiesa e la cosa che ho visto prima. Scusate, per andare alla funivia, dove si va? Giù di qua? Come da cartella. Grazie.
io metterei 1000 euro per passare il confine italico, perché questo è un unico museo, un'unica opera d'arte, o no? Guarda qui, guarda qua, guarda, guarda, no, dimmi, Tu per caso hai idea come si chiama quell'isola lì, non si sa, C'è un'isola che è stata presa, sul lago di Garda, no? È stata privata, no? Privatizzata. Cavolo, perché c'è un edificio un po' in grazia al cielo, per vederla 35 euro, roba così, roba assurda, sai, no? Ti piace? Siamo già arrivati. Buongiorno. Buongiorno. Com'è? Lo diceva anche mio zio. Eh sì, vengo su, anch'io, vengo anch'io. Andiamo qua un attimo. Giri qua un attimo. Andiamo, facciamo vedere anche noi un po' di... Thank you.
Orto botanico, giardino alpina. Vediamo come fate una stella alpina. Gianno, cosa costa? Cosa costa l'ingresso? Buongiorno. 4 euro a persona. Capito? Giornalisti? Metà prezzo? Per giornalisti metà prezzo. Purtroppo no, non abbiamo a disposizione. Capito? Adesso pago, eh? Non è bello questo, non so, eh? O no? Vedi proprio delle particolarità che non... Io... Io no. E ci proviamo qualcosa che effettivamente vale la pena di vedere. Poi magari vedi anche il panorama che non vedrei, non avresti visto diversamente. Guarda che panoramone, anzi. Lago Maggiore, sei l'Isola Bella, la prima davanti a noi è l'Isola Bella, l'Isola Madre a sinistra, Santa Cristina del Sasso e a Druà, Isola Pêcheur. Sei lì all'ombra? Terminó ese día. ¿Para qué? Un tanta carne que meter en el friso. Porque tenés un panete, una tira de sal, una piano. Guarda che belli, sì, eh. Ti ricordi, però prima che avessimo quei contrattempi economici, ti ricordi che la nostra Porsche, quella metallizzata, rossa, eh? €16 hai detto, no? €16? Questo qui, questo qui è la chiesa e la cosa che ho visto prima. Scusate, per andare alla funivia, dove si va? Giù di qua? Ah, come da cartella. Grazie. Io metterei €1000 per passare il confine italico. Perché questo è un unico museo, eh? Un'unica opera d'arte, o no?
guarda qui, guarda qua, guarda, guarda, no, dimmi, eh? Tu per caso hai idea come si chiama quella isola lì, non si sa, eh? C'è un'isola che è stata presa, sul lago di Garda, no? È stata privata, no? Privatizzata. Cavolo, perché c'è un edificio un po' in grazia al cielo? So, per vederla 35 euro, roba così, roba assurda, sai no? Ti piace? Siamo già arrivati. No. Giorno. Com'è? Lo diceva anche mio zio. Eh sì, vengo su, anch'io, vengo anch'io. Andiamo qua, un attimo. Giri qua un attimo. Andiamo, ci vogliamo dire anche noi un po' di... Orto Botanico Giardino Alpina.
e rimane come fatta una stella alpina. Gianno, cosa costa? Cosa costa l'ingresso? Buongiorno. 4 euro a persona. Capito. Giornalisti? Metà prezzo? Per giornalisti metà prezzo. Purtroppo no, non abbiamo a disposizione. Capito. Adesso pago, eh. Non è bello questo, non so, eh? O no? Vedi proprio delle particolarità che non... Io... Giorno. Buongiorno. E ci provavamo qualcosa che effettivamente vale la pena di vedere. Poi magari vedi anche il panorama che non vedrei, non avresti visto diversamente. Guarda che panoramone, anzi. Lago Maggiore, sei l'Isola Bella, la prima davanti a noi è l'Isola Bella, l'Isola Madre a sinistra, Santa Cristina del Sasso e a Druà, il di Pêcheur. Sei lì nell'ombra? Guarda che belli sì, eh? Turbine di belle scocce. Ne hanno mangiati. Diciamo, torniamo indietro, cosa dici? Thank you.
vediamo, ciao. Ir a un lugar de wifi. Ah, y ahí era un negocio. Claro, pero ahora no. No. Magari vieni giù in settimana a mangiare di sera. Va bene. Vieni avanti. Grazie.